Benvenuti a questo nuovo video di Hero of the Storm. Oggi parleremo di Illidan, un assassino da mischia, particolarissimo perché non ha mana, non ha nessun tipo di energia, quindi semplicemente spamma le abilità. Con la Q fai una scivolata infliggendo danno, la W ti butta addosso al tuo bersaglio infliggendogli danno, con la E attivi una schivata, il tuo tratto rigenera vita e poi le due eroiche, la prima è la metamorfosi per cui Illidan è famoso quando si trasforma in demone, e caccia, che è una delle abilità più simpatiche perché anche a lunghissima distanza può essere usata e tu ti fiondi sul tuo bersaglio stordendolo. Come avrete capito, Illidan è sempre in movimento. Tenere fermo Illidan significa usarlo male. Illidan deve andare letteralmente a cacciare gli eroi avversari. Da qui l'abilità caccia. Il giardino del terrore è il suo, passatemi l'espressione, giardino di caccia preferito. Perché? Perché molto spesso le squadre si dividono per fare più obiettivi e un eroe solo per Illidan è un eroe morto, naturalmente se Illidan viene saputo usare. Il primo talento da prendere è Scudo d'Ombra, perché aggiunge già alla nostra schivata uno scudo, permettendoci di essere ancora più resistenti. Illidan viene definito squishy, cioè scivoloso, proprio per questa sua capacità di balzare da un posto all'altro, rendendo difficile posizionare i vari AOE, stun e via dicendo agli avversari. La resistenza di Illidan è bassissima, la sua vita pure, e un overextend, cioè andare oltre il lecito, lo si paga sempre con la morte. E ora vedremo il nostro traditore preferito all'opera. Dire che Illidan ha l'argento vivo addosso è poco. Cosa non fare con Illidan? Questo. Saltare dall'altra parte con la Q mentre si fanno torrette. Se non hai, come è successo nella nostra squadra attuale, una Sylvanas che te le tiene ferme, di solito sei un uomo morto. Cosa non fare con Illidan? Stare troppo fermo in fight. Come avete notato, la mia vita si è dilapidata in pochi secondi, nonostante il tratto curi Illidan del 20% del danno che infligge. Come usare Illidan al pieno delle sue capacità? Girate per la mappa. E cacciate gli eroi avversari. Il secondo talento da prendere è Rogo, per aggiungere un po' di AOE alla nostra già gloriosa scivolata. L'AOE è passivo e rimane attivo per un tot di periodo. Finché ci sono nemici a fianco. No, volevo ucciderla io. Vabbè, non importa. Abbiamo altri
bersagli da andare a uccidere, quindi cacciare, tra cui questo simpaticissimo diablo che ci lascerà immediatamente. E questa valla. Come vi dicevo prima, Illidan non ha resistenze, quindi il pozzo è il suo migliore amico. A livello 7 finalmente prendiamo una cura attiva che ci servirà tantissimo, proprio perché Illidan resta sempre in movimento, quindi lontano dagli healer, non ha una posizione fissa e questo lo porta molte volte ad andare a dover contare sulle sue sole forze, tipo in questo caso. Illidan, come dice, il suo ruolo è un vero e proprio assassino. O come noi tutti ben sappiamo, lui era un cacciatore di demoni, quindi è il cacciatore per eccellenza in questo gioco. Andare a cercarsi eroi isolati e anche con poca vita è il suo compito. Lui è quello che va a indebolire le schiere nemiche andando sempre su quello che viene reputato il debole della compagnia. Andiamo subito a farvi vedere il finale di Spec, a cui non siamo potuti arrivare, dove veramente avremo potenziato al massimo questo assassino con uccisore di giganti, sangue chiama sangue, e il potenziamento a caccia che gli fornisce portata globale, quindi noi possiamo tranquillamente dalla nostra base caricare quello che sta uscendo dalla sua base. Per quello che riguarda Illidan è tutto.
Se vi è piaciuto il video, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale per i prossimi video, scrivete nei commenti se siete interessati a un ulteriore video su altri personaggi di Hero of the Storm. Per ora è tutto, un arrivederci dal vostro Arcimago e il suo ottimo compare Dixia. Ciao ciao.